Quello che vediamo nella lezione del 10 marzo è la delineazione completa dei bacini idrografici. In particolare, quello che ci interessa è delineare la rete fluviale. La rete fluviale, infatti, si ottiene a partire da un certo bacino, in cui si delineano le direzioni di drenaggio e poi si estrae la rete. Viene quindi descritto qual è l'elemento che ci consente di determinare dove sono le teste dei canali che qui sono disegnate in violetto. Questo è piuttosto importante nel proseguo delle lezioni, perché i processi idrologici che avvengono nella rete dei canali e al di fuori della rete dei canali sono differenziate e noi li tratteremo in modo diverso. Serve anche a sottolineare una cosa ulteriore, ovvero che il ciclo idrologico è fortemente accoppiato ad un altro ciclo che è il cosiddetto ciclo dei sedimenti. I sedimenti sono prodotti innalzati dalle forze tettoniche della Terra e poi erosi pian piano e riportati al mare e poi rientrano nel ciclo tettonico delle placche tettoniche globali. Non ci occuperemo qui di questi aspetti del ciclo di sedimenti in questo corso, ma è bene ricordare che il trasporto dei sedimenti è generato dall'idrologia. E nello stesso tempo la forma che la struttura morfologica dei fiumi e dei torrenti assume controlla parte dell'idrologia stessa.